Nelle puntate precedenti, di nome Vanessa e di cognome Spinnaker, la duchessa decise di creare il suo team in Formula 1, l'Alfa Spin, il nipote del nostro premier, Filippo Draghi. Dai, P12 è la prima, okay, non è male. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Verstappen, Perez, Lando Norris e Leclerc, Sainz, Ricciardo, Gasly e Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Vettel, Esteban Ocon e Stroll, Raikkonen, la duchessa, Antonio Giovinazzi e George Russell, Drugovic, Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Allora, sarei tentata di mettere le bianche e andare fino alla pioggia, però secondo me pioverà tipo gli ultimi 2-3 giri, quindi restiamo sulla strategia rosse-gialle e andiamo. Andiamo a fare una buona partenza e recuperare le posizioni, perché poi passo gara. Brutta come sempre. Ok, bella staccata qui. Kamikaze, P9. Ok. Ok, con una staccata kamikaze mi sono presa la P9, però non ho toccato nessuno. Mi sa che la McLaren forse ha rotto, perché sta prendendo un po' da tappo Norris. Vediamo se rientra. No. Ok, sei nella top 10. Cavolo, come vanno forte. Questa curva perde veramente tanto. E ora mi passano. Questo giro potrai usare il DRS, ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS, Ricciardo. E quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Si sono girati. Bandiera verde. Io non avevo che fare là. Non avevo che fare. Dai, per ora respiro un po', però 3 secondi e 4 mi recuperano, tipo in due giri.
Mi servirebbe che davanti si dessero fastidio, in modo che io possa prendere il DRS. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 6,7 secondi. Distacco dall'auto davanti, 3,2 secondi. Ok, allora Ricciardo mi sta recuperando tanto, Tsunoda no. Con Tsunoda abbiamo un ritmo simile. Forse lui è un decimo più veloce. Ci sembra di vedere pioggia, arrivo previsto tra circa 15 minuti. Mamma mia, come arriva. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Boh. Imbarazzante quanto io sia più lenta sul dritto, soprattutto. No, cavolo, penalità. Ora Tsunoda mi sta recuperando tanto. Le gomme sono andate. Stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. Io mi fermerei a sto giro. Ok, l'auto mostra risposte anomale. Attendi, vediamo di cosa si tratta. Che senso? No, vi prego. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Notizie, sembra un problema al motore. Ah. Buone notizie, il guasto è stato riparato. Ah, ok, non ho capito. Vabbè. Forse per questo vado così lento sul dritto. Boh.
ancora rientro. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Lo so. Il lockbox è dentro pure noi. Ok. Dai, veloci, ragazzi, veloci. Allungo, tre uno, all'alto. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. 3-1 all'alto. Tutti i box. Sono tutti davanti a me. Da quella dietro è 11,6 secondi. Ok, Filippo è entrato adesso. Felipe è rientrato ai box. Già inizierà tra qualche giro, ma prima o poi arriverà. Fai attenzione. P15. Allora sono usciti tutti davanti, ma ho perso tanto. Mi sa che si deve fermare qualcun altro ancora, tipo Russell era partito su giallo, esatto. Stroll mi mangia. Il distacco dalla vettura davanti è 12,5 secondi. Veloci.
Davanti a Giovi, sì. Brutto incidente. Stai bene? Dimmi che sei tutta intera. Ma come? Cioè, ma che cavolo è l'AS questa macchina del 2021? Ma datemi un pandino.